Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi ho deciso di ritornare con però un caso di scomparsa. Come avete letto nel titolo, stavolta vi parlerò dell'assurda scomparsa di Alessandro Venturelli, che però per alcuni versanti si somiglia ad altre scomparse, quella di Stefano Barilli e quella in particolare di Mattia Fogarin. Diciamo che alcuni punti in comune effettivamente ci sono, ma ci sono anche dei punti di differenza. Partiamo con Alessandro Venturelli. Alessandro Venturelli sparisce il 5 dicembre del 2020, ha 20 anni, 20 anni compiuti il 18 luglio, abita con i genitori a Sassuolo, in zona Rometta Alta, in provincia di Modena. È un ragazzo alto 1,70 m, con capelli castani, occhi castani ed è abbastanza magro. Quel sabato 5 dicembre si allontana da casa intorno alle 15:30 e porta con sé i documenti, ma non il cellulare. Cellulare che però si rivelerà importante poi per alcune ricerche successive. Esiste il video di quegli attimi in cui lui cerca di scappare quasi come se ne valesse della sua vita, mentre il padre cerca di trattenerlo con la forza, riesce a convincerlo di parlarne insieme. Riescono ad andare finalmente in modo più tranquillo verso la macchina per discutere insieme di quello che sta succedendo all'interno della vita di Alessandro, ma purtroppo in quel momento il cane di casa scappa. Il cane scappa, il padre lo vede, recupera il cane, lo riporta all'interno del cortile, ma in quei pochissimi attimi purtroppo Alessandro scapperà e non verrà più ritrovato. Quello di cui vi parlerò oggi è tutto quello che è successo attorno alla vicenda, quindi vi farò prima un excursus di tutto quello che è avvenuto nel frattempo che ci sono state le ricerche fino ad oggi di Alessandro Venturelli. E come si incrocia con altri casi di scomparsa e purtroppo di ritrovamenti, e quali in realtà potrebbero essere effettivamente le piste, oltre alla pista olandese che in questo momento si sta battendo. Sappiamo che lui quel giorno, quando è scappato, aveva all'interno dello zaino un telo di plastica, dello scotch, dell'ago, del filo, dei cambi di biancheria intima e ovviamente i documenti, tutto quanto all'interno di uno zaino di pelle nera. Era vestito con una giacca a vento blu, con una felpa con cappuccio grigia, i pantaloni della tuta grigi e scarpe da ginnastica chiari. Sappiamo che ha dei segni particolari, come una rosa tatuata sull'avambraccio sinistro, una data scritta con numeri romani e un quadrifoglio tatuati sempre sul polso sinistro, due fasce nere tipo bracciale sull'avambraccio destro, ha gli orecchini, entrambe le orecchie, e ha una cicatrice all'altezza del collo dovuta a un incidente avvenuto in moto nel 2018. Questo è come comincia la scomparsa di Alessandro Venturelli. Ci sono degli avvistamenti inizialmente, soprattutto quella del 5 gennaio, quindi praticamente Alessandro sarebbe scomparso nel nulla il 5 dicembre e sarebbe riapparso il 5 di gennaio a Valverde Cesenatico e sarebbe stato avvistato da Raul Casadei. Raul Casadei dice infatti di aver incontrato questo giovane che somiglia effettivamente ad Alessandro, che ci sono molti particolari che possono far pensare che fosse lui, in compagnia di una ragazza. Questo giovane e questa ragazza però non verranno mai identificati da quello che si sa fino ad oggi. Sappiamo però che, secondo Raul Casadei, effettivamente somigliava tanto ad Alessandro. Oggi non possiamo più chiedere nulla perché Raul Casadei purtroppo nel frattempo è deceduto. Sappiamo poi che c'è stata un'altra segnalazione. Un giovane viene fotografato il 17 di dicembre in una zona tra Sassuolo e Fiorano e si pensa che sia effettivamente Alessandro, ma poi i controlli successivi porteranno ad identificare il giovane e a capire che non si trattava assolutamente di Alessandro. Un'altra segnalazione che porterà avanti porterà alla ribalta questo caso e a renderlo noto in tutta Italia, è quello della fotografia che viene scattata il 18 di febbraio da due telespettatrici del programma di Persone Scomparse. Vengono fatti alcuni scatti, in questi scatti si vedono due persone, due giovani, uno più basso, uno più alto, e uno di loro, in particolare quello più basso, corrisponderebbe alla descrizione di Alessandro Venturelli. Solo che fa molto strano perché questo giovane è vestito in modo completamente inusuale rispetto all'abbigliamento di Alessandro. L'altro giovane che sarebbe con lui sarebbe in realtà Stefano Barilli, anche lui un giovane scomparso nel frattempo da Piacenza. Stefano
Stefano Barilli, infatti, ha 23 anni e scompare da Piacenza il 7 febbraio, quindi la foto è del 18 febbraio, come tempistiche ci potremmo anche essere. Stefano scompare dopo aver cancellato qualsiasi traccia informatica, dopo che ha lasciato un biglietto, un vestito elegante sul letto, il bancomat e il passaporto. E lui esce di casa prendendo l'hard disk del computer fisso e portandosi via la SIM del telefono, mentre il telefono viene fisicamente lasciato a casa. Nell'ultimo periodo aveva iniziato a fare dei discorsi molto strani sul fatto che nel 2040 non ci sarebbe più stata possibilità di lavorare per nessuno, sulla sua grandissima voglia di diventare ricco, un imprenditore molto ricco entro i suoi 30 anni, stava seguendo le borse, l'andamento delle borse, delle valute. Sembrava quasi si fosse, diciamo, assorbito in un mondo fatto di investimenti. Investimenti che però lui stesso ha effettuato, perché aveva effettuato anche lui degli investimenti mettendo mano al suo portafoglio. E aveva anche seguito dei corsi online, corsi ad esempio sull'imprenditorialità, su come riuscire a fare denaro, corsi sugli investimenti, sulle criptovalute e tanto altro. Corsi che comunque non avevano dei costi molto bassi. Questo lo sappiamo dalla madre, che è riuscita a ricostruire all'incirca la vita di suo figlio prima della scomparsa. In questo modo, grazie a questa fotografia, la madre di Stefano Barilli e i genitori di Alessandro Venturelli iniziano a stringere una forte amicizia di supporto tra di loro, perché sono convinti, tutti e tre, che quei due ragazzi giovani immortalati in queste fotografie fossero effettivamente i loro figli. E si inizia in questo modo, a causa dell'abbigliamento presente in questa fotografia, ad essere convinti tutti quanti che si possa trattare di una psicosetta, perché viene fuori che entrambi avevano fatto dei discorsi molto strani. La questione psicosette porta i programmi televisivi a continuare a parlare di questo argomento, invitando ovviamente anche preti e non soltanto, a parlare dell'argomento sette e psicosette, come se tutto quello che è al di fuori del mondo cattolico fosse setta. Si inizia però anche a sensibilizzare grazie a persone e a personalità preparate, anche dal punto di vista accademico, sulla questione delle psicosette, perché non fa mai male parlarne di questo problema. Si arriva così a un'altra scomparsa, mentre si cercano questi due ragazzi per questo avvistamento all'interno della stazione di Milano Centrale del 18 febbraio, scompare però purtroppo nel frattempo un altro giovane. Stiamo parlando di Mattia Fogarin. Mattia Fogarin, 21 anni, di Padova, si allontana da casa in preda a una crisi, dopo aver però preso un coltello dalla cucina. Era in un periodo di crisi emotiva perché aveva cercato di proporsi, di farsi avanti con una ragazza che però lo ha rifiutato. Quella sera si allontana da casa, ma dopo non molto chiama i genitori per informarli di aver fatto qualcosa di grave e a cui non si può rimediare. Avrebbe riferito anche che se non avesse fatto lui qualcosa, non si fosse allontanato, probabilmente sarebbe successo qualcosa di brutto ai genitori e che qualcuno sarebbe andato a casa a prelevarlo, probabilmente con la forza. I genitori sono immediatamente disperati, vanno nel panico, fanno immediatamente la denuncia di scomparsa e iniziano le ricerche anche di Mattia Fogarin, perché si pensa che anche nel suo caso ci sia il coinvolgimento di una psicosetta. Durante un programma televisivo scappa in effetti alla conduttrice di nominare un libro che accomuna in particolar modo Alessandro e Mattia. Al 24 marzo però, quindi 3 giorni dopo che scompare anche Mattia Fogarin, la procura di Modena dichiara di aver aperto un fascicolo e si inizia ad indagare per sequestro di persona contro ignoti per quanto riguarda la scomparsa di Alessandro Venturelli. Nel corso di questa settimana di marzo del 2021, i genitori di Mattia si sentono anche con la madre di Alessandro, con la madre di Stefano Barilli, e parlano dei rispettivi figli e trovano che effettivamente ci sono troppi punti in comune tra questi 3 giovani che scompaiono senza lasciare alcuna traccia. Sempre durante questa settimana c'è una persona in particolare che viene attenzionata per quanto riguarda la scomparsa di Mattia Fogarin, ed è proprio l'amica verso la quale si sarebbe fatto avanti Mattia. Amica che durante un'intervista a Padova Oggi afferma che, arrivati a questo punto, volevo dirgli che gli volevo bene,
che gli ho sempre voluto bene, di tornare, che tutto si risolve, nella vita si salva e tutto è recuperabile. I tuoi genitori stanno male, torna per loro, torna per la tua famiglia, poi noi parliamo, tutto si può sistemare. Basta che tu torni perché siamo tutti preoccupati. Questo silenzio ci fa male. Chiama me, i tuoi genitori, torna, facci sentire che sei ancora qui con noi. Ancora quindi, prima di queste parole, lei era stata già sentita diverse volte dai carabinieri e dalla procura. Rilascia questa intervista, ma in questa stessa intervista dice anche di aver litigato con Mattia il giorno prima della scomparsa e dice anche di avergli detto una cosa per cui rimane un po' interdetta, nel senso, gli dice che lui deve smetterla di fare qualcosa, non ci è dato di sapere di preciso che cosa, ma lo invita a smetterla di fare qualcosa, altrimenti lei lo avrebbe riferito ai genitori di lui. Non sappiamo se effettivamente questo possa aver portato alla reazione di Mattia della domenica sera di andarsene via di casa, di scomparire nel nulla o meno. Però la procura aveva piacere a sentirla più volte in merito alle sue dichiarazioni su questa scomparsa. Al 31 marzo finalmente viene risolto il mistero di quella fotografia del 18 febbraio della stazione di Milano, quindi trascorre un mese e mezzo prima che vengano identificati i due giovani ripresi in queste fotografie, che in realtà non si tratta di membri di una psicosetta, né di sette o reclutatori o chissà cos'altro, sono semplicemente due studenti di architettura che si trovavano lì mentre dovevano recarsi in università. Questo spiega i loro zaini, le valigie e tutto quanto per terra. Semplicemente sono due amici e studenti dell'università. La somiglianza con Stefano e Alessandro è stata un puro caso, ma era una somiglianza meramente fisica, perché in realtà comportamenti, atteggiamenti e via dicendo ci raccontavano tutt'altro già dai primi istanti. Purtroppo il giorno successivo, proprio a questa telefonata, a questa videochiamata che viene fatta in diretta, il 1 aprile del 2021, viene ritrovato il corpo di Mattia in un canale a pochi chilometri dalla casa in cui viveva con i genitori. Mattia si sarebbe suicidato purtroppo, prima tagliandosi la gola, dopodiché buttandosi nel canale. La procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio, acquisiscono anche in questo caso tutte le prove informatiche a loro, disponibili. E anche i tabulati. Ad oggi però non sappiamo nulla di questo procedimento. Il cadavere di Stefano Barilli, invece, purtroppo, il 23enne scomparso da Piacenza, verrà ritrovato il 17 aprile nel fiume Po. Il corpo è privo di testa, ma dentro ha una tasca, una sorta di bustina di plastica con all'interno il documento di identità e un biglietto in cui spiega che è stato un gesto volontario. Viene aperto un fascicolo anche in questo caso per istigazione al suicidio, ma nemmeno di questo sappiamo nulla. Quindi abbiamo due giovani su tre con dei punti in comune molto simili a quello che è il caso di Alessandro Venturelli, che vengono ritrovati purtroppo entrambi deceduti, in situazioni comunque molto anomale per essere dei gesti estremi, sinceramente. Poi, ritornando quindi al caso di Alessandro Venturelli, Stefano Barilli purtroppo viene ritrovato, Mattia Fogarini purtroppo viene ritrovato, nel frattempo l'unico che non viene ritrovato è Alessandro Venturelli. Sappiamo che tra il 23 e il 24 aprile del 2021 vengono fatte delle ricerche fisicamente con le squadre cinofile, con i vigili del fuoco, con la protezione civile per cercare tracce di Alessandro. Quindi siamo arrivati ormai a più di 4 mesi dalla scomparsa di Alessandro. Le ricerche vengono fatte sulle colline vicino a Sassuolo, nella periferia, sui Calanchi, nella piazzola di Montegibbio, dove lui aveva trascorso circa un'ora o poco più di un'ora il giorno della scomparsa, nel fiume Secchia e nelle zone circostanti, però non viene trovato assolutamente alcun tipo di traccia di Alessandro. La cosa molto interessante è che è quello che dice l'avvocato che segue il caso di Alessandro, che è Barbara Iannuccelli. Barbara riferisce che si stava ormai indagando già per un'ipotesi di reato e non più per allontanamento volontario.
che delle ricerche erano state fatte anche quando era ancora ricerca per persona scomparsa, per una denuncia di persona scomparsa, ma che visto che adesso si ipotizza un reato di sequestro, queste ricerche sono state fatte semplicemente per escludere un passaggio volontario di Alessandro in quelle zone. Ricerche che vengono fatte a più riprese in realtà in quella zona, che erano programmate già da più di un mese. Semplicemente stavano cercando di avere abbastanza disponibilità di personale perché non sono ricerche facili da fare, di battere palmo a palmo delle zone come la periferia di Sassuolo. Fanno delle ulteriori ricerche. Durante queste ricerche, a inizio maggio, trovano purtroppo il corpo di una persona deceduta. Il corpo è quello di Paola Landini. Sono in realtà solo i resti, insieme anche ad alcuni indumenti e le due pistole con cui lei era scomparsa nel maggio del 2012, a soli 44 anni. Si era volatilizzata nel nulla, ne avevano parlato in più occasioni anche i giornali locali, anche i giornali nazionali, ma di lei non si era trovata alcuna traccia. Durante le ricerche per Alessandro viene purtroppo ritrovata Paola. Nel frattempo i genitori continuano a fare gli appelli anche tramite il Sassuolo Calcio, l'immagine di Alessandro viene postata all'interno dello stadio per cercare questo giovane svanito nel nulla. Quello che è molto particolare, molto curioso, è che viene fatto anche un appello a un programma olandese per persone scomparse e non soltanto, che è gestito dalla polizia. Il programma è molto particolare e ci è voluto purtroppo del tempo prima di riuscire a fare un appello per l'Olanda. Perché viene fatto un appello in Olanda? Perché i genitori di Alessandro sanno che lui era abbastanza innamorato di questa città che aveva visitato in passato, sanno però che aveva fatto anche delle ricerche con il computer, con internet, su questa città. Si sa poi successivamente, quando vengono ridati i telefoni ai genitori, si sa che non solo aveva fatto delle ricerche, ma a quanto pare aveva inviato anche un curriculum, mail che però lui stesso avrebbe cancellato prima di scomparire. Ad ottobre del 2022 sembra che ci sia la segnalazione di un giovane somigliante ad Alessandro ad Amsterdam, ma nemmeno questa segnalazione porterà a un fatto, a una novità, a una svolta in questa scomparsa. Quello che effettivamente è strano in questo caso è che il telefono di Alessandro è troppo pulito inteso come nel caso di Stefano. Moltissime informazioni sono state cancellate fotografie, sono state cancellate anche una chiamata e un messaggio in particolare 2 giorni prima della scomparsa. Quindi i genitori sospettano che il figlio possa effettivamente essere finito in un brutto giro e che non si sia trattato di un caso simile a quello di Stefano Bariglio o di Mattia Fogarin. Cerchiamo di capire però cosa è successo quella mattina. Sappiamo che Alessandro, nato il 18 luglio del 2000, è un giovane come tanti altri, in cerca comunque durante l'adolescenza e i primi anni dell'età adulta di una sua via, di un lavoro, di un'indipendenza economica, e anche di un'indipendenza dai genitori, perché poi alla fine tutti sogniamo questo all'incirca quell'età, di andare via di casa e di essere indipendenti. Quindi anche lui sognava questo. Nel frattempo, nei fine settimana, usciva con gli amici, andava a ballare, si godeva la sua vita da giovane, come molti altri. Sappiamo che purtroppo nel 2018 ha questo brutto incidente in moto, dal quale però riesce a riprendersi senza problemi. Gli rimarrà semplicemente quella cicatrice qua nella gola, ma sembra che non gli pesi tantissimo. La famiglia è composta dalla madre Roberta, dal padre Roberto, con cui vive serenamente fino a circa il settembre del 2020. Con il padre condivide la passione per le moto, passione che non smettono di avere nemmeno dopo quell'incidente del 2018. E soprattutto condividono anche la passione per il calcio, infatti sono entrambi tifosi del Sassuolo. Alessandro, come vi dicevo, cambia circa a settembre del 2020. Sembra che sia da collegare questo a un libro che gli è stato dato sulle potenzialità del cervello, che gli sarebbe stato regalato da un amico.
Avrebbe anche subito nel frattempo una sorta di delusione amorosa perché lui si sarebbe, diciamo, proposto a questa ragazza di cui si era infatuato, ma che lei gli avrebbe detto di vederlo semplicemente come un amico, quindi di non essere ricambiato nei suoi sentimenti. La ragazza teme, infatti lo confesserà poi in un'intervista, di essere quasi responsabile di questa scomparsa, ma la madre tranquillizzerà la ragazza dicendole che Alessandro in realtà l'aveva presa in modo un po' molto leggero, dicendo vabbè, ma non mi vuole, quindi non l'ha vista come una cosa molto tragica. Il problema è che le condizioni mentali di Alessandro degenerano sempre di più con il trascorrere dei giorni e delle settimane e dei mesi, fino ad arrivare a quel 5 di dicembre, perché sappiamo che nelle ultime 2 settimane prima della scomparsa, la madre ha sempre dichiarato che lui era impaurito e intimorito da qualcosa o da qualcuno, perché inizia a segnarsi le targhe delle auto che passano davanti a casa, casa che però vi voglio far notare che non è in una via aperta, è una strada a fondo chiuso. Quindi inizia a segnare le targhe di queste auto che passano davanti a casa. In particolare la sua attenzione viene, diciamo, catturata da un'auto in particolare, una BMW bianca. Ricerca che poi in effetti farà e si ritroverà all'interno della sua cronologia. Purtroppo il foglietto con le 2 targhe segnate delle auto che vedeva passare molto spesso non esiste più perché se l'è portato via o probabilmente è riuscito a buttarlo prima di scappare. La madre racconta anche che i giorni prima di scomparire lui aveva ripreso a dormire di fianco a lei, quasi come se fosse praticamente tornato bambino. Ma allo stesso tempo, nonostante questi gesti di affetto che vengono fatti anche nei confronti del cane di famiglia, lui arriva anche ad avere dei comportamenti molto strani, perché inizia ad accusare anche la madre di manipolarlo, perché questo dichiarerà la madre in un'intervista, che Alessandro l'avrebbe accusata di manipolarlo insieme anche alla zia, quindi la sorella della madre. Dice di sentirsi manipolato da loro, quando la madre lo affronta, lui non sa come rispondere, dice che, diciamo, sta quasi impazzendo e che si sente manipolato e che è impaurito, che ha paura. Purtroppo la madre si rivolge effettivamente a un professionista per chiedere aiuto, ma questo aiuto non arriverà forse nei modi e nei tempi in cui sarebbe dovuto arrivare. Infatti arriviamo al 5 di dicembre che Alessandro si comporta in maniera completamente sconnessa dalla realtà perché si sveglia già di malumore, affronta tra virgolette la madre urlandole addosso, minacciando anche i genitori con un coltello perché questo sembra sia stato lasciato intendere dai genitori in una delle primissime interviste. Subito dopo lui si sarebbe pentito di quello che ha fatto, sarebbe uscito di casa, sarebbe andato a fare alcuni giri. E avrebbe trascorso anche del tempo in una piazzola, circa dalle 11:20 fino verso le 12:40, la famosa piazzola Monte Gibbio, piazzola dove è stato poi anche successivamente cercato, ma di lui lì non è stata trovata traccia. In quel momento, quando si trova nella piazzola, manda anche un messaggio molto strano ai genitori, in cui scrive: "Vi ho sempre voluto bene". I genitori temono che possa commettere qualcosa di drastico, di irreparabile, quindi corrono immediatamente a cercarlo. Il padre riesce ad arrivare a questa piazzola per cercare di parlargli e trova effettivamente un figlio che è molto scosso, che non sa cosa sta facendo, non realizza cosa sta facendo. Riesce a riportarlo a casa, sembra si sia effettivamente un po' più tranquillizzato, la situazione però non si calma perché nel frattempo Alessandro ha preparato quello zaino di pelle nera con all'interno il sacco, diciamo il telo di plastica, lo scotch, ago e filo, il cambio di biancheria intima, si è preparato i documenti, ha lasciato casa il telefono, ha cancellato probabilmente le cronologie già nei giorni precedenti, quasi come se dovesse essere pronto a scappare in un momento X, non concordato prima. Prepara questo zaino, lo lancia fuori dalla finestra, viene fermato dai genitori, lo riportano in casa, controllano cosa c'è all'interno di questo zaino. Lui sembra si stia calmando. Quando i genitori abbassano la guardia, lui a un certo punto prende e scappa di nuovo fuori. Lì vedete la scena in cui il padre cerca di trattenerlo a tutti i costi con questo abbraccio praticamente forzato, perché ha paura che Alessandro possa fare qualcosa di stupido, possa scappare o fare un gesto estremo.
viene riportato all'interno della casa, ma subito dopo escono per andare in macchina a discutere, non riescono ad affrontare moltissimo del discorso che avrebbero dovuto o voluto affrontare, che il cane scappa, il padre recupera il cane e nel frattempo Alessandro si volatilizza nel nulla. Che ipotesi possiamo fare su questo caso? Allora, effettivamente ci sono dei punti di stranezza sul fatto della delusione amorosa, sul fatto che ci siano, diciamo, che c'è questo libro molto strano che viene letto da Alessandro Venturelli, il libro che io stesso ho letto. E mi permetto di dire una cosa, è un libro che se viene letto da una persona equilibrata che non è in un momento di fragilità, che non è in un momento di depressione, di dubbi esistenziali, diciamo, viene preso per quello che è un libro di magari consiglio di come magari riflettere sulla propria vita, quindi una riflessione senza portare particolari difficoltà, particolari problematiche. Ma mettendomi nell'ordine di idee di una persona che si può trovare in quel momento, in un momento di fragilità, perché è stato rifiutato dalla ragazza con cui ha fatto un avance, perché non riesce a trovare un lavoro, perché si ritrova in un dubbio esistenziale particolarmente importante, cosa che a 20 anni non è raro che succeda, mi metto nell'ottica di essere, diciamo, a quel livello e mi rendo conto che un libro del genere, letto da un giovane particolarmente fragile, possa portare ad una sorta di devastazione generale, nel senso, se io magari mi ritrovo in un periodo di problemi emotivi, perché magari, non so, voglio divorziare da mio marito, sono in un periodo molto fragile, sono in una posizione critica, sono in un momento di difficoltà e mi ritrovo a leggere un libro che mi fa mettere in discussione totalmente tutta quella che è la mia vita, quindi le mie amicizie. Le mie scelte scolastiche, le mie scelte accademiche, le mie scelte di vita, il fatto di essermi sposata, il fatto di aver avuto dei figli, il fatto di aver, non so, deciso qualche cosa per il mio futuro, potrei effettivamente anche ritrovarmi a mettere così tanto in dubbio persino la mia stessa personalità, il mio modo di affrontare la vita, che potrei arrivare a perdere quella che è la testa. Nel senso, se una persona arriva in un momento di difficoltà, ha però alle sue spalle, diciamo, una cerchia di amici, una famiglia di origine, una famiglia costituita da marito e figli, quindi una nuova famiglia costituita, ha una personalità, ha un modo di affrontare la vita. Se però legge un libro che con determinate cadenze che vengono raccomandate va a smontare quelle che sono state le scelte del passato, il modo di aver affrontato determinate problematiche anche. Perché ognuno di noi ha un modo di affrontare i problemi. C'è chi preferisce chiudersi in se stesso, c'è chi preferisce andare a parlarne con l'amica, c'è chi preferisce parlarne col vicino di casa. Se però ci si ritrova con un libro che magari si cerca di avere le risposte a queste difficoltà, perché poi più si è giovani, più si cerca di fare tanto in poco, con poco sforzo, si rischia di arrivare ad avere anche una personalità fatta a pezzi. Perché ognuno di noi ha una personalità, ma se la difficoltà è veramente grave rischiamo di compromettere tutto il piano. Esistono in realtà, diciamo, delle tecniche psicologiche che aiutano il soggetto a ricostruire se stesso, ma sono tecniche psicologiche che può fare solo uno psicologo e può fare solo in determinati, diciamo, ambienti di terapia. Ovviamente seguendo passo passo il paziente in tutto il percorso, perché se ad esempio una persona di 20 anni ha un modo di affrontare la vita che non gli permette di viverla sinceramente, può affrontare un percorso che lo può aiutare a ristabilizzare un modo della propria personalità di rispondere alle difficoltà. Ovviamente questo modo va spiegato. Va ricercato qual è il problema alla base, va ricercato la causa, va ricercato l'effetto e si agisce poi su questo. Invece, applicare dei metodi del genere, tra virgolette, da autodidatta, senza una supervisione, senza un controllo, rischia di portare anche delle gravi difficoltà. Con questo non voglio accusare i libri di essere fautori di problemi psicologici, ma io fossi sinceramente in difficoltà, quel libro non lo consiglierei assolutamente, così come non consiglierei
nessuno di intraprendere percorsi facili, perché nella vita nulla è facile, nulla viene regalato e le cose di solito si ottengono con fatica. E di solito è proprio la fatica che ci fa sentire soddisfatti e ci dà soddisfazione di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo e di dove andiamo. Quindi, questo per dirvi che l'ipotesi di una psicosetta o di un movimento settario non lo escluderei. C'è effettivamente la telefonata, c'è effettivamente il messaggio che vengono cancellati 2 giorni prima della scomparsa, ma potrebbero essere tranquillamente l'ennesimo contatto magari con un'azienda non andato a buon fine o per un rapporto di lavoro non andato a buon fine. Quindi sinceramente escluderei la questione della setta. In questo caso io mi concentrerei più sul fatto che Alessandro in quel momento aveva dei momenti di difficoltà e su quello che si era portato all'interno dello zaino. Non so quanti di voi possano essere esperti di tecniche di sopravvivenza, non so se vi ricordate Bear Grylls, qualche anno fa faceva questi programmi di sopravvivenza estrema su isole, monti, nella neve, nella pioggia, eccetera, eccetera. Quello che solitamente viene raccomandato come kit, diciamo, di partenza per queste missioni di sopravvivenza sono effettivamente il telo per potersi parare dalla pioggia, per farsi un posto dove potersi accampare, ago e filo che possono tornare utili anche non soltanto per quanto riguarda l'abbigliamento, ma anche per quanto riguarda delle ferite. Il cambio di biancheria intima, perché la biancheria intima, diciamo, quella è fondamentale cambiarla, anche se si fa il survivalista, quella è importante essere puliti e cambiati, perché delle infezioni, diciamo, nella zona intima sono veramente gravi e raramente si possono trattare da soli in natura con fitoterapia. E insieme a poche altre cose di primo soccorso. Quindi l'idea che mi sono fatta è che questo ragazzo si sia trovato in un momento di difficoltà, di pensieri magari dubbiosi sulla sua vita, abbia letto questo libro, abbia messo in crisi ulteriormente quella che era la sua convinzione della vita, le sue scelte, i suoi pensieri, i suoi desideri, anche magari a causa di questo libro, e che poi tutto questo l'abbia trascinato in una spirale, in un vortice, portandolo fino ad un allontanamento del genere. Non penso all'idea del sequestro, sinceramente, penso piuttosto ad un allontanamento con una tecnica di sopravvivenza. Quindi può essere che abbia fatto delle ricerche in tal senso. Se si è allontanato da Sassuolo per una sopravvivenza del genere, non sarebbe da escludere magari la sua presenza diciamo, nell'Appennino, in quelle zone dove non è raro trovare delle comunità di persone che vivono senza luce, acqua e gas, cioè senza acqua corrente, insomma, per capirci, e che vivono, tra virgolette, come direbbero molti cittadini di queste città evolute, quasi come se fossero dei primitivi. Non sono così rare le comunità in quei posti, se vi ricordate è stato fatto anche un servizio su alcune di queste comunità, e non escluderei, non dico che lui sia andato in una di queste comunità, ma che abbia deciso di intraprendere una vita del genere in totale solitudine come un eremita. Spero ovviamente che la famiglia riesca a ritrovare Alessandro, perché non è una questione di controllo genitoriale in questo caso, è semplicemente che non è giusto che due genitori vivano in queste condizioni di dubbio, di dilemma riguardo alla scomparsa del proprio figlio. Io mando un abbraccio alla madre e al padre e spero ovviamente che possano ritrovare presto il loro figlio. Vi ringrazio per aver seguito fino alla fine e ci vediamo la prossima volta con un'altra puntata.